Ehi là, Pokéfanatici, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo episodio di Aspettando Pokémon Sole e Pokémon Luna. Sì, per la prima volta ci sono io stesso in un episodio di questa serie. Novità le chiamo io, novità. Parlando seriamente, mi ero un po' stancato di fare gli episodi di Aspettando Pokémon Sole e Luna in quello stile, perché prima di tutto ci voleva un sacco di tempo, e so che può sembrare il contrario, ma davvero, ci voleva un sacco di tempo. E voi direte, ma erano solo immagini con l'audio sotto? Sì, ma quelle immagini me le scrinnavo tutte quante da solo, poi le dovevo portare, poi dovevo registrare la traccia audio, dovevo mettere tutti gli zoom e leggere e fare. Sembrava semplice, ma non lo era. Solo per raccogliere tutti gli screen che mi servivano per fare un determinato episodio ci mettevo tipo mezz'ora, 40 minuti. Quindi cambiamo stile e facciamolo in quest'altro modo, uno stile che dovrebbe essere più leggero per me e soprattutto più leggero per voi, quindi spero vi piaccia. Perché se non vi piace, continuerò a farlo così, quindi ok. Ovviamente la parte più interessante, ovvero quella dell'evoluzione degli starter di Pokémon Sole e Luna, la lasciamo più o meno verso la fine, perché giustamente la parte più importante, arriviamoci dopo. Parliamo prima di tutto delle funzioni, iniziando da il divertimento è di casa, con il Festi Plaza. Avete fatto una rima, come vi permettete di fare le rime nei titoli? In Pokémon Sole e Luna tutte le funzioni di comunicazione, come le lotte e gli scambi, sono riunite nel Festi Plaza, dove potrai divertirti interagendo con allenatori di tutto il mondo. A un certo punto della tua avventura vi potrai accedere e potrai incontrare altri giocatori venuti a farti visita. Parlando con loro e accettando le loro richieste, potrai rendere ancora più divertente questo luogo. Insomma, un modo per avere qualche contatto umano ogni tanto mentre si gioca ai videogiochi, perché mentre si gioca ai videogiochi in genere non si ha nessun contatto umano. Che bello, mi sento così dentro a questo discorso, chissà perché. Mostra ai tuoi ospiti le meraviglie del tuo Festi Plaza e abbiamo qui una tipa con i capelli bianchi che vuole fare shopping e noi ovviamente dovremo consigliare dei luoghi. Festifan no, non è il nome della tipa con i capelli bianchi, ma è a quanto pare un nome che viene attribuito un po' a tutte le persone presenti in questo luogo. Bello! Il capitano Chris, proprietario del Festi Plaza, non lo vedevamo da qualche trailer lui. Entra in contatto con altri giocatori. Nel Festi Plaza possono capitare sia persone che giocano a Sole o Luna. Luna, che si trovano vicino a te, sia giocatori di tutto il mondo connessi a internet. Potrai divertirti con loro facendo lotte e scambi usando altre funzioni di comunicazione. Con il Festi Plaza lottare e fare scambi è facilissimo, infatti qui abbiamo una bella schermata. Questo luogo comunque è bellissimo nell'aspetto. Questo è il castello al centro del Festi Plaza. Molto molto bello, devo dire. Poi abbiamo i Festi Gettoni, vediamo prima la galleria immagini. Tingi un capo di abbigliamento, tingi con le bacche, info e appresto. C'è la tintoria incanto indaco. Dai un po' di colore ai tuoi capi bianchi, cioè possiamo colorare i vestiti, quanto è bella sta cosa. Abbiamo anche vari souvenir, souvenir di Kalos, Unima, Sinnoh, Hoenn, Johto, miele assortito, abbiamo un sacco di strumenti che fanno anche la loro ricomparsa dopo un po' di tempo, tipo il miele. Il miele c'era anche in X e Y, giusto? Però se non sbaglio il Rubinome e Gazzofiro Alfa non c'era, può darsi che ricordo male io comunque. I Festi Gettoni. Interagendo con i tuoi visitatori e accettando le loro richieste riceverai dei Festi Gettoni che potrai spendere nelle varie strutture del Festi Plaza, come le botteghe dei regali dove troverai strumenti in offerta speciale, le ludoteche dove potrai allenare i Pokémon e le tintorie, dove potrai tingere di colori vivaci i tuoi capi bianchi. E questa è la cosa che aspetto di più, ovviamente, ma l'avete già capito. Accumulando Festi Gettoni potrai far salire il livello del Festi Plaza e ottenere delle ricompense, arricchendolo di nuove attività. Quindi possiamo anche metterci della roba. Mi ricorda un po' quella parte di Pokémon Bianco 2 e Nero 2. Non so se vi ricordate, quella che c'è prima di. Com'è che si chiamava? L'avete capito, no? Quella che ci viene data in gestione per farci mettere i vari negozi dentro. Oddio, mi sfugge il nome. Minigiochi in compagnia. Quando il livello del tuo Festi Plaza sarà abbastanza alto, potrai dare inizio a dei minigiochi nei quali più allenatori connessi tramite internet o connessione locale collaborano per raggiungere un determinato obiettivo. Inoltre ci saranno anche dei minigiochi globali ai quali potrai partecipare assieme a tutti i giocatori di Sole e Luna. Vediamo un po'. Obiettivo, tempo a disposizione, Festi Gettoni in premio, miglior punteggio totale e individuale. Tutto a stelline, ci sono i vari tempi, con altri giocatori, eccetera. Dovrà indicare un tipo super efficace contro il Pokémon nemico. Si ripassa anche appunto la compatibilità tra i tipi. Ci sono un sacco di piccole cose comunque inserite nelle funzioni, ma messe insieme sono assurde. Qui vuole infatti sapere il tipo fuoco, se è super efficace sul. È apparso un Pokémon di tipo coleottero e veleno. Cosa fai? Ah, ecco.
nella mossa giusta da usare. Molto molto bello, devo dire. Il Poké Resort, un vero paradiso per i Pokémon depositati nei box del PC. In Pokémon Sole e Luna c'è una funzione dedicata ai Pokémon depositati nel box del PC. Il Poké Resort! In questo incantevole arcipelago i Pokémon possono partecipare a spedizioni, allenarsi e dedicarsi ad altre tante attività. Se hai molti Pokémon nel box del PC potrai sviluppare gli isolotti e crearne di nuovi per poter ottenere strumenti, allenare i tuoi Pokémon e tanto altro. Questo mi sembra un incentivo per spingere i giocatori a catturare più Pokémon possibili, quindi almeno prendi due piccioni con una fava, completi il Pokédex e sblocchi anche le altre funzioni del Poké Resort. Mi sembra ottimo comunque, ottima trovata. Tra i Pokémon che visitano l'isolotto passatempo, disponibile fin dall'inizio, ok, quindi questo subito, alcuni potrebbero decidere di unirsi alla tua squadra se si trovano bene. Li riconoscerai dall'icona a forma di cuore che li contraddistingue. Memositer, Skarmory, Pikipek con le varie nature, l'effetto dei pokeggioli. Bella anche l'interfaccia. Una volta allestito l'isolotto a batticuore avrai la possibilità di ottenere preziosi strumenti. Anche in Pokémon Sole e Luna ci sarà la Mega Evoluzione. E vai! In Pokémon X e Y, Rubino Omega e Zaffiro Alpha, alcuni Pokémon erano in grado di usare la Mega Evoluzione. Ok. Di questi, quelli che possono essere catturati ad Alola potranno Mega Evolversi anche in Sole e Luna, a patto che abbiano con sé la Mega Pietra adatta. Ma va? Puoi ottenere le Mega Pietre per i Pokémon che appaiono ad Alola parlando con certi personaggi del gioco o comprandole in speciali negozi. Quindi ok, come era anche, mi sembra, in Rubino Omega e Zaffiro Alpha. C'è chi le vende e poi ovviamente le troverai anche durante il cammino. Ad esempio qui Dexio nella galleria immagini. Ce ne dà una per far evolvere Alakazam. Ci dà la Alakazamite. Bello, bello spoiler, grazie. E qui c'è il negozio dove ci sono i punti lotta per comprarle. Gengarite, Scizorite, Pinsirite... 64 punti lotta, ok. Quindi prevedo che io non ne comprerò nemmeno una. Grazie, grazie mille. Qui c'è una spiegazione sulla Mega Evoluzione, comunque tutte cose che sappiamo già, e passiamo avanti. Parliamo finalmente delle evoluzioni degli starter, iniziando da Dartrix, di categoria Pokémon piuma affilata di tipo erba volante come Rowlet, con altezza 0,7 metri, un peso di 16 kg e l'abilità che rimane uguale con erba aiuto. Riesce a percepire la presenza di altri Pokémon con un'accuratezza tale da riuscire a colpire i Pokémon nemici alle sue spalle senza bisogno di voltarsi, quindi anche lui farà quella cosa strana con il collo, aia, mi viene il dolore solo a pensarci. Attacca scagliando con formidabile precisione delle affilatissime piume nascoste tra le sue ali, lanciandole in linea retta o piegandole in modo che cambino traiettoria. È un cecchino, praticamente. Credo che il leak del Pokémon Arciere sia un po' vero, almeno lo sia diventato un po' di più. Leggendo questa descrizione credo che non ci siano più dubbi. È piuttosto vanitoso e cura molto il suo aspetto, approfittando di ogni momento libero per sistemarsi le piume. Nonostante la sua abilità non sembra molto sveglio... Ma come? Ma è un cecchino! E anzi, piuttosto maldestro. Quando ne combina qualcuna delle sue, cerca in tutti i modi di nasconderlo, finendo per fare un pasticcio ancora più grande. Signori, io sono Dartrix. Sono io. Io potrei fare la sincronizzazione con lui, praticamente, per quante cose abbiamo in comune. Se le sue piume sono troppo sporche o arruffate, non riesce a concentrarsi nella lotta, tanto che a volte si rifiuta persino di lottare. Questo andrà sicuramente a coincidere con il Poké Relax, ovvero il pulirlo, il passargli il phon, spazzolarlo e tutte queste cose qui, ne sono sicurissimo. Sta al suo allenatore aiutarlo a superare questo complesso, rendendolo così molto più forte. E vi ho già spiegato come. Bene, passiamo poi a Torraket, evoluzione di Litten, di categoria Pokémon pirofelino di tipo fuoco con altezza 0,7 metri, un peso di 25 kg e l'abilità che rimane, aiuto fuoco. La descrizione ci dice che il sonaglio che ha la base del collo... È un sonaglio quello? Ok, è un organo in cui vengono generate le fiamme che usa per attaccare. La temperatura del sonaglio aumenta in base alle emozioni che prova e quando sputa fuoco... produce un acuto tintinnio. Sembra veramente che vogliano puntare un sacco comunque sulle emozioni dei Pokémon, perché tutti quelli di cui abbiamo letto le descrizioni finora avevano sempre un grande lato, almeno un lato molto approfondito per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti del Pokémon, e anche qui, come abbiamo visto prima con Dartrix, che non si vuole sentire tutto arruffato nel pelo per lottare bene, anche qui Torraket aumenta le prestazioni in base alle emozioni che prova, quindi... Ottima scelta Game Freak, davvero.
La sua criniera è anche un affinatissimo organo sensoriale in grado di percepire quello che succede attorno a lui, anche nell'oscurità più totale, e di scovare persino i nemici nascosti. Però, è proprio un gatto, insomma. Thorakett adora lottare e attacca gli avversari con tale foga da fiaccare il loro spirito combattivo. Addirittura sei un teppista! Tuttavia, a volte si comporta come un bambino viziato con il proprio allenatore e con i Pokémon di cui si fida. Poké relax anche qui, assolutamente. È dotato di potenti zampe anteriori, grazie alle quali è capace di piegare una spranga di ferro, addirittura! E di mandare al tappeto un uomo robusto con un solo colpo. Cioè, io non me lo vorrei trovare. Altro che Regigigas, Giratina, che ne so, Rhyperior, sti Pokémon mastodontici. No! No, Torraket! Torraket è il nuovo bullo della città. Inchinatevi davanti a lui, assolutamente. E infine parliamo di Brion, che mi ha fatto abbastanza avere una reazione strana nel video di ieri e ve ne siete accorti. Molti mi hanno chiesto Dlarz, ma quindi adesso hai cambiato team? Sei passato da team Poplio a team Litten? Hai cambiato idea su di lui? Non lo prenderei più? No, non ho cambiato idea. Mi piace comunque. Nel video di ieri ero abbastanza scioccato, ma sono riuscito a ricompormi abbastanza in tempo per dire che no, non è che non mi piace. Mi piace, però, se io adesso metto il dito sullo schermo e copro l'occhio, vedo un Pokémon assolutamente fantastico. Se tolgo il dito, vedo un particolare che non mi piace, ovvero l'occhio. L'occhio è troppo strano. E poi anche non solo l'occhio, ma anche alcune movenze che ha nel trailer lo fanno troppo sembrare attaccato a un Pokémon femminile. Quindi per questo non mi piace tantissimo. Non perché sia un Pokémon femminile, assolutamente non voglio fare discorsi sessisti, solo che, sapete, i Pokémon si possono trovare sia maschi che femmine. E se tu vai a precludere, diciamo, uno dei due sessi è un po' brutta la cosa, capito? Perché non ce lo vedo tanto maschio Brion. E chi lo vuole prendere maschio come fa? Io penso che comunque se avrà anche l'ultima evoluzione un po' femminile, farò di tutto per avere Poplio femmina, perché assolutamente voglio che le cose siano fatte per bene, quindi prenderei un Poplio femmina assolutamente. La categoria di Brion comunque è fantastica, Pokémon Popstar. Assolutamente fantastico, no, veramente mi piace questa cosa. Tipo acqua, altezza 0,6 metri, peso di 17,5 kg, abilità ovviamente acqua aiuto. Sono curioso di leggere la descrizione. Questo Pokémon impara a danzare imitando i membri della sua colonia e a volte anche gli esseri umani, impegnandosi a fondo fino a che non ha appreso alla perfezione ogni passo. Durante la lotta, prima confonde il nemico danzando e poi lo bersaglia di palloncini esplosivi che crea il ritmo di danza. Ma quanto è fabulous! È in grado di danzare in perfetta sincronia anche con qualcuno che ha appena incontrato. A volte è possibile scorgere gruppi di Brion danzare in perfetta armonia al chiaro di luna. Oh, è un romanticone questo Pokémon. Si mostra sempre allegro e positivo, anche quando è triste non lo lascia trapelare. Si dice che si lasci vedere giù di corda solo dai Pokémon o dagli allenatori in cui ha piena fiducia. E di nuovo ritorniamo con le emozioni! Brion! Mi piace di più Poplio. Brion lo trovo molto bello, o forse dovrei dire molto bella. Però ha quella cosa dell'occhio e delle movenze che va un po' sistemata. Se dovesse evolversi veramente in un Pokémon Sirena all'ultima evoluzione, non saprei come prenderla. Potrei prenderla bene, ma dipende tutto da come me lo fanno in fattore di design. Quindi stiamo a vedere. E oh mio Dio, vi prego, non fate cavolate, vi prego, vi prego. Abbiamo anche il Greninja Formage, che finalmente avrà un suo spazio nel gioco. Parleremo dopo della demo in cui sarà presente lui. Di categoria Pokémon Ninja di tipo Acqua Buio, con altezza 1,5 m, un peso di 40 kg precisi e l'abilità Morfosintonia. Grazie al profondo legame che lo unisce ad Ash, Greninja può assumere la forma Ash e aumentare di molto la sua potenza quando si verifica il fenomeno dell'effetto sintonia. Ma questo vuol dire che Ash sarà un personaggio nel gioco? Perché dovrebbe, se no non avrebbe molto senso la sua presenza nel gioco. Vedrò come poi spiegheranno la cosa. Sono molto curioso di vedere. Sembra che questo straordinario fenomeno, reso possibile dalla forza del legame fra esseri umani e Pokémon, si sia verificato solo una volta, parecchie centinaia di anni fa. No! Non potete dirmi queste cose, che poi mi fate venire voglia di iniziare a pensare a delle teorie e robe del genere. Io poi impazzisco dentro, veramente. No, non mi potete dire queste cose. Le zampe di Greninja a forma Ash sono ulteriormente potenziate, rendendo il Pokémon talmente veloce negli spostamenti da risultare praticamente invisibile e invincibile. OP! Le acqualame che il Pokémon crea sul suo dorso sono ancora più grandi e vengono lanciate in successione ancora più rapida.
Mio Dio, cosa state creando? State creando un disagio molto molto grave nel competitivo, ve ne rendete conto, vero? Vediamo di non fare una tier esclusiva per il Greninja di Ash, eh? I Greninja che possono assumere la forma Ash hanno un'abilità mai vista finora in nessun Pokémon, Morfosintonia, che innesca il cambio di forma dopo che il Pokémon ha mandato KO un avversario. Ah, quindi è così che funziona. Greninja può assumere la forma Ash solo quando viene spinto a superare i suoi limiti. Al termine della lotta riconquista la sua forma originale. Ok. Ma in tutto questo Ash avrà un ruolo oppure no? È questa la cosa che mi chiedo di più. Infine, ultima cosa di cui parlare, gioca Pokémon Sole e Luna, versione demo speciale. Vi ringrazio. Stavo avendo molta paura per il fatto che probabilmente non l'avrebbero lanciata, non lo so, le mie paranoie, per fortuna l'hanno lanciata. A partire dal 18 ottobre sarà disponibile su Nintendo eShop Pokémon Sole e Luna versione demo speciale. È la tua occasione per incontrare un Pokémon che non potrai trovare nei giochi di Sole e Luna in uscita il 23 novembre. Greninja, forma Ash, il fido compagno del protagonista della serie animata XYZ, quindi sarà l'unico modo per ottenerlo. Sì. Che poi l'anno prossimo sicuramente metteranno il dono segreto. Sì, va bene, va bene. Diciamo così. Come trasferire Greninja forma Ash in Pokémon Sole e Luna? Il Greninja che troverai nella versione demo del gioco è in grado di assumere la forma Ash durante la lotta al verificarsi di un fenomeno noto come effetto sintonia. Ok, possiamo trasferire il Pokémon ovviamente dalla demo. La Pokéball contiene un Greninja che ti è stato affidato da una persona speciale. Ash. Un'avventura unica, indipendente dagli eventi di Pokémon Sole e Luna, sta per iniziare. Quindi, ok, nella demo c'è proprio un'avventura singola, inedita, qualcosa di molto interessante secondo me. E mi sembra anche giusto, per una volta non ti fanno giocare una demo che è semplicemente il resoconto dei primi 5 minuti di quello che poi sarà il gioco effettivo. La galleria immagini non me la fa aprire. Perché non me la fa aprire? Come scaricare la versione demo speciale? Per scaricare Sole e Luna versione demo speciale ci sono due modi. Attenzione, il primo è il download dal sito Nintendo ufficiale. Bisogna quindi accedere al sito Nintendo ufficiale con il Nintendo Network ID che hanno tutti i possessori di una console, che sia 3DS o Wii U, e poi scaricare la demo tranquillamente. Speriamo che sia effettivamente così, anche perché mi ricordo 2 anni fa con Rubino Omega e Zaffiro Alfa il codice per scaricare la demo era introvabile, vi prego, no, non mi fate di nuovo questo dopo 2 anni. Qui comunque per chi lo volesse c'è il sito per andare a saperne di più su come scaricare il tutto, ci saranno sicuramente le informazioni dettagliate, dato che Nintendo sa fare bene le sue cose. Download dal Nintendo eShop, oppure bisogna accedere appunto all'eShop. Sempre con il Nintendo Network ID e scaricare la demo così tranquillamente. Speriamo. Ok, direi che ci possiamo anche fermare qui con questo primo episodio con un nuovo stile di prova di Aspettando Pokémon Sole e Luna, che è molto più leggero come avete potuto vedere. Credo che sarà anche più leggero da guardare il video rispetto a come li facevo prima, che comunque forse erano un po' pesanti. Comunque, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ovviamente ditemi anche cosa ne pensate delle informazioni che abbiamo letto insieme. Io vi chiedo come al solito di lasciare un bel mi piace per questo video e noi ci vediamo in un prossimo. Bye bye!